Buongiorno, sono Elisa di Aristogarda. Oggi siamo al ristorante Il Braciere dell'Hotel Riel di Sirmione. Sono qui con Dario, titolare del locale. Bene, finalmente vi abbiamo qui i nostri ospiti, sono contento. Abbiamo anche una bella giornata, finalmente arrivata l'estate. Il nostro è un ristorante che è qui proprio di fronte al Porto Riel, siamo in zona di Sirmione, all'inizio della penisola. La nostra è una cucina ispirata ai sapori e ai profumi del territorio, evidentemente con il lago qui davanti, tra i nostri piatti ci sono sicuramente il pesce di lago, anche se proponiamo carni degli allevamenti dell'entroterra gardesano, facciamo anche delle pizze nel nostro forno, produciamo noi il pane e comunque tutto questo viene preparato anche senza glutine per i nostri amici celiaci che vengono spesso qui a trovarci. Bene Dario, allora oggi cosa preparerete per noi? A noi oggi pensavamo di preparare dei bigoli alle sarde, è una ricetta tipica del territorio. Dopo vedremo con Luigi, il nostro chef, come vengono preparati e la grammatura, tutti i prodotti che vengono utilizzati. Adesso vediamo gli ingredienti base per questa ricetta. Abbiamo delle sarde fresche di lago, per l'occasione gentilmente fornite da Ittica Foggiato di Sirmione, dal 1981 specializzata nella vendita di pesce di lago e di mare. Nel punto vendita, a seconda della stagione, potete trovare pesce di lago freschissimo appena pescato. Non può mancare dell'ottimo olio extravergine d'oliva del Garda Bresciano, varietà Casaliva, gentilmente fornito dal frantoio Manestrini di Soiano. L'azienda è nata nel 1960, recuperando un antico frantoio del 1300. La particolare attenzione alla qualità ha permesso di ottenere notevoli riconoscimenti e premi sia a livello nazionale che internazionale. Ci troviamo adesso nella cucina del ristorante, dove lo chef Luigi ci preparerà la ricetta. Buongiorno, gli ingredienti per 4 persone sono 8 sarde di lago fresche, olio extravergine del Garda, vino bianco DOC Lugana, un spicchio d'aglio, una foglia d'alloro, 2 filetti di sarde sotto sale, 10 pomodorini, 40 g di capperi e pane grattugiato al profumo di basilico e erba cipollina e 500 g di bigoli. Adesso passiamo alla preparazione. Adesso vediamo come si sfilettano le sarde. Allora, l'incisione viene fatta sulla spina, dalla testa verso coda, così si eliminano tutte le lische e poi si gira la sarda e si parte dalla testa verso la coda. Ecco pronti i filetti di sarda. Adesso passiamo all'esecuzione del piatto. Allora, prendiamo la pasta e la mettiamo a cuocere per 12 minuti. Poi prendiamo i filetti, mettiamo l'olio extra in una padella. L'olio sia caldo e cominciamo a farli dorare. Li infariniamo e poi li doriamo. Invece nell'altra padella più grande mettiamo olio. Uno spicchio d'aglio e una foglia d'alloro e le lasciamo rosolare. Adesso tolgo l'alloro, la foglia d'alloro. Quando lo spicchio d'aglio è leggermente dorato si toglie. Quando la sarda è dorata si gira. Nel frattempo aggiungo i 2 filetti di sarda sotto sale e capperi. Quando i filetti di sarda si sono rotti, possiamo sfumare col vino. Thank you.
lasciamo evaporare in modo che evapori l'alcol e rimanga il profumo del Lugana. A questo punto aggiungiamo i filetti dorati e li mettiamo insieme ai capperi e alle sarde sotto sale. Aggiungiamo per ultimo i pomodorini tagliati. Aggiungiamo un filo d'olio ancora. A questo punto la salsa è pronta. Assaggiamo i bigoli. La pasta è pronta. Condiamo i nostri bigoli con le nostre sarde. Sono pronti, adesso li spiattiamo. E adesso mettiamo su la panzina aromatizzata con basilico e erba cipollina. Per guarnire mettiamo menta e la rosa di carota. Voilà, così. Il piatto è pronto. Allora, ecco, vedo Gianni che sta arrivando. I nostri bigoli alle sarde sono finalmente pronti. Io avevo fame, tu Elisa? Non vedo l'ora, il profumo è veramente invitante. Adesso le assaggiamo per voi, buon appetito. E un po' alla volta le mangiamo. Le sarde fresche di lago sono molto delicate e si abbinano perfettamente al sapore mediterraneo dei capperi e dei pomodorini. Questo piatto è veramente appetitoso. L'olio extravergine d'oliva Casaliva, varietà autoctona del Garda bresciano, si abbina perfettamente a questo piatto grazie al suo sapore delicato e leggermente erbaceo. Dario, consigliaci un buon vino da abbinare a questo piatto. Beh, direi fin troppo facile, siamo nel cuore della Lugana, non possiamo non avere un Lugana. Io suggerirei una cantina piuttosto piccola ma che lavora bene, è la cantina Don Lorenzo della Grillaia, è proprio qui a Lugana, nel territorio di Sirmione. Ecco qui la bottiglia, è un vino fruttato, è buono, fa 13 gradi, va bevuto naturalmente fresco tra i 10 e i 12 gradi e direi che possiamo anche assaggiarlo. Profumo è ottimo, il profumo è ottimo, a me il Lugana piace troppo. Questa cantina mi piace che produce solo questo tipo di Lugana, quindi non ha fatto la scelta di altre cantine di avere il base, il superiore, la riserva, ma un solo vino, il Lugana, si ottiene dal Trebbiano, il vino del Trebbiano, ed è un vino che ormai ha avuto successo un po' in tutto il mondo. Direi che si abbina benissimo con il piatto gardesano come quello dei bigoli alle sarde. Thank you.
Oggi abbiamo visto una ricetta semplice ma molto saporita. Seguendo i consigli dello chef e utilizzando prodotti di qualità, potete preparare anche voi un ottimo piatto di vigoli con le sarde, oppure potete venire a degustarli al ristorante Il Braciere di Sirmione. Grazie Dario. Grazie a te. E buon appetito a tutti.